Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellos Game, siamo qua con questo nuovo episodio con un po' di lag, sinceramente, delle missioni cooperative con Piro. Ciao Piro! Salute, comandanti. Amon cerca di distruggere Ulnar conquistando i suoi congegni celestiali e sovraccaricandone le energie. L'obiettivo è attivare tutti e cinque i congegni. Saranno necessarie unità di entrambe le armate per farlo. Collaborate e trionferete. Allora, abbiamo deciso di sfidare la sorte, perché io sto usando Reynolds al 5 mentre lui Artanis al 2. Vediamo un po' se siamo in grado di farcela. Vediamo cosa salta fuori. Sì, secondo me è un disastro, però vabbè, ci Minerali divertiremo. insufficienti. Top, vediamo di fare una bella caserma adesso. Tra l'altro non gioco davvero con Reynolds da un casino e anche Swong ha la build completamente diversa. Quindi siamo un pochino in difficoltà e tra l'altro mi lagga anche abbastanza. Spero che non vi disturbi troppo questa lag. Ok, gruppo 2. Siamo qui. Allora, io cos'è che ho? Le Banshee e posso chiamare le Hyperion. Ok. Tu che poteri speciali c'hai con Artanis? Io ho i portali già aperti. Quindi Ah. sono già cattivissimo. E Hai capito? Quello poi lì va in ho giro col portale aperto. l'attacco orbitale stile Karax. E Minerali poi insufficienti. quello che dicevo prima, il guscio guardiano, quello che se muori non muori. E Quindi muore o non poi muore. Io proietta campo sinceramente energetico, non so. l'ho fatto un pochino di sentimento, non so neanche quali sono le cose Avviamento speciali. completato. Allora, posso farti diventare un centro orbitale. Va bene, allora lo facciamo dopo. Poi io già uno zelota e sono felice così. Sei felice? Io faccio questo. Qua mettiamo così. Questo facciamo così. Accusci e iniziamo a fare un marine, giusto perché è giusto così. Mi hai spaventato! Ok, Sì, mandiamone altri due che al gas, facciamo tre, dai. Poi c'è? Armato e vediamo un pronto. po'. Posso fare la fabbrica, quindi si può fare anche la fabbrica Avviamento con completato. Reynolds, bene. Potenziamento completato. Vediamo qua che potenziamenti ci sono. Scudo del Marines, piromane, medici e devastatore. Allora, iniziamo a fare quella del devastatore. Gas Vespene insufficiente. Ampliamento completato. E facciamo un devastatore. Per il resto Banshee facciamo un pronte po' di Marines. all'attacco aereo. Attacco aereo. Ah, Facciamo le cose per chiaro. prima. Via, via, via. Ti stavo aspettando. Reynolds diciamo che è molto più dispendioso, nel senso che fa più unità rispetto a Swong, perché sono più scarse essendo la bio, Sicuro, in marcia. però dovrebbe avere dei vantaggi come Sono mobilità. necessario. Amon si sta impadronendo di un congegno celestiale. Se glielo permettiamo, esso cadrà sotto il suo controllo e inizierà a destabilizzare Ulnar. L'obiettivo è stato segnato. Possiamo muovere Come al quando solito mi siete dimentico di pronti. fare i piloni. È tantissimo che non sentivo L'Imperium la voce di pronta al Artanis. dispiegamento. Facciamo qualche curatore. Dove si I può spostare seguaci le di Amon si Banshee? Sì. sono impossessati di un congegno celestiale. Il vostro obiettivo è riprenderlo prima che vada in sovraccarico. Ok, facciamo qualche tank. Servirebbe l'armeria e di qua invece questo. Allora facciamo questo. Facciamo Minerali l'armeria insufficienti. che svilupperemo solo per l'attacco dei tank, Ah, però ci attaccano, ci attaccano, ci attaccano. Ampliamento ci completato. attaccano. SCP pronto. Vediamo un po'. Mando giù le Banshee, quando arrivano. Se no gli Vediamo sono un po' attacco come. orbitale, guarda. Ricerca Fammi provare prodotto le inizio Banshee. avvistati.
Richiamo le Banshee. Ecco, faccio. In posizione. Cioè, andiamo ad attaccare. Anzi no, liberiamo la base che è meglio. Che è meglio. Che è meglio. Un congegno celestiale sarà presto in mano al nemico. Minerali insufficienti. Ecco il dottore. Possiamo espanderci. Armato e pronto. Minerali insufficienti. Io qui ho le Banshee e le mando a massacro. Perché tanto hanno la vita comunque segnata. Il nemico ha conquistato un congegno celestiale. Dobbiamo riprendercelo. Così facciamo l'espansione. Ok, lagga da tantissimo, ragazzi. Spero di riuscire a capire cosa sto facendo, perché vedo tutto con un po' di secondi di intervallo. Qua dice che 0 fps, non mi sembra vero. C'è qualcosa di invisibile che passa sopra le nostre basi. Allora, ai, le Banshee mi sa che le posso fare a livello 6. Qua sarebbe per fare le Viking. Allora non mi interessa molto. Sembra che Amon abbia preso il controllo di un costrutto Xel'Naga. Questo è un sacrilegio, comandanti. Distruggetelo se potete. Arriva un'ondata. Ha intenzione di darmi ordini? Se posso muovere l'unità, mi difendo. Steampack! Bene, tu lo però. Easy peasy. I servi di Amon stanno assaltando un congegno. Presto riassumeranno il controllo. Un lavorone, eh? Ok, andate qua. Cattive notizie? SCP pronto. Farei. Andiamo a liberare in mezzo. Il nemico ha preso uno dei congegni. Mezzo, Marco. Riconquistarlo è il vostro obiettivo principale. Che aspettano. Aspettami un po' però. Se no le prendi. I nostri alleati sono sotto attacco. Zod potentissimo. Il nostro alleato deve essere presente per conquistare l'obiettivo. Che succede? Non ho pazienza, per sto fermo fa niente! Oh, ci siamo! Ora si fa sul serio! Allora, facciamo qualche gas tank. Sono necessari Maris. Altri depositi. Attacco, i depositi qua sono... Un congegno è stato attivato. Dobbiamo fare in modo che rimanga tale. Purtroppo vedo tutto a scatti, ragazzi. Spero che però il video non venga troppo male. Il nemico cerca di conquistare un congegno celestiale. Va bene, mi piazzerei qui. Sicuro, in marcia. A questo punto facciamo questo. Ci serve una mano qui. Le forze di Amon hanno preso il controllo di un congegno celestiale. Il vostro obiettivo principale è attivarlo. Minerali insufficienti. Facciamo anche la difesa a livello 1. Pronti a muovere! Perché ci attaccano da due parti, eh? Ha intenzione di darmi ordini. Minerali insufficienti. Armato e pronto. I nostri alleati sono sotto attacco. Proviamo a chiamare l'Hyperion, vediamo cosa fa. Sì che è forte questo. Qui il comando dell'Hyperion. È bello violento con l'Hyperion. Qui Horner. Ok, cosa facciamo? Liberiamo quello vicino a me, eh? Coordina. Sì.
Sì, volevo fare un po' di alti templari. Minerali insufficienti. Energia insufficiente. Manca tutto. Non possiamo lasciare che l'armata di Amon si impossessi di questo congegno. Cioè, andiamo a liberare, va. Chi è che vuole servire un accendino? C'è da far saltare qualcosa! Ma come da pioggia! I servi di Amon hanno conquistato un congegno nel suo nome. Non possiamo lasciarlo in mano loro. Non possiamo conquistare l'obiettivo senza il nostro alleato. Ok. Che succede? Questo qui non serve a niente. Torno qui sopra. Facciamo qualche altro tank. Continuerei a fare Marines. Potenziamento completato. La base dei nostri alleati è sotto attacco. Armato e... Potenziamento completato. Rifornito e pronto a attaccare! Capito. Piro, lascia qua qualcuno però. Spero che mi stanno cucinando per bene. Ah no, aspetta, aspetta. Lasciali qualcuno! Facciamo le cose per te, ragazzi. Faccio io! Perché sei tornato? Per tirare una sciabolata? Spero che ne vada. I nostri alleati sono e così non vinceremo mai se non viene a ci serve una mano qui. Ma cosa fatta? Sono nei guai. Non possiamo conquistare l'obiettivo senza il nostro alleato. Sì, anche a me lago un po'. Un altro congegno è sotto il nostro controllo. I templari rivendicano questa zona. I templari, come se voi aveste fatto qualcosa. Ok, facciamo così. Energia insufficiente. Perfetto. Ci dia un buon bersaglio! Dica! Ti stavo aspettando. I congegni sono a metà del processo di sovraccarico. Dobbiamo attivarli tutti e cinque per sigillare le riserve energetiche di Unnar. Sì, un lavorone, eh? Potenziamento completato. Faccio qualche torretta di queste. SCP pronto. Capito. Quando vuoi possiamo andare a liberare quelli di là, eh? Sì, un attimo che sto facendo un paio di portali. Dobbiamo muoverci, siamo già a metà. Ok, via, allora via. Spero che la sia la pena. I nostri alleati sono sotto attacco. Sicuro, in marcia. La base dei nostri alleati è sotto attacco. L'ondata. Il nostro alleato deve essere presente per conquistare l'obiettivo. La base dei nostri alleati è sotto attacco. Devo anche andare di là. Affermativo. Andiamo il congegno. Sì. La base è sotto attacco. Hyperion pronta a intervenire. Sono sotto attacco. Si entra in azione. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Ci sto prendendo il cristallo di là. Le forze di Amon tentano di impadronirsi di un congegno celestiale. Hai chiamato le appelle. Sì. Tre dei congegni ora sono nostri. Dobbiamo impadronirci degli altri due. Lo mando in missione suicida su di là, eh.
velocità di navigazione. Qui comando dell'Iperion. Potenziamento completato. Potenziamento completato. Attivate i motori. Procediamo. È abbastanza forte l'Iperion, devo dire. Banshee pronte all'attacco aereo. Siamo qualche altro tank. Le nostre forze sono sotto attacco. Con piacere. Spero che ne va. Ok. Facciamo le cose le per nostre me, forze ragazzi. Sono sotto attacco. C'è bisogno di me? Ah, ci siamo. Pronti a muovere! Arriva l'ondata. Armato sempre. Ci serve una mano qui. Va bene. I nostri alleati sono sotto attacco. Sono necessari altri depositi. Facciamo qualche altro deposito adesso. Altri depositi. Sì, va bene. Ti stavo aspettando. Mi verrà qualcosa. Sì, andiamo quella. Facciamo il solito schema. Quindi andiamo a liberare. È quella da me. Ok. Allora, arrivo. Voicio, no, non mi interessa il voicio. Ok. Beh, la bolla bio fa abbastanza DPS, devo dire. Devi comandarle le... Le fenici? No, le fenici? No, per me. Geni sono quasi in sovraccarico. Dobbiamo disattivarli subito o verremo tutti annientati dall'esplosione. Non possiamo conquistare l'obiettivo senza il nostro alleato. I nostri alleati sono sotto attacco. Sarà fatto. Pesce in arrivo. Quello è il quarto congegno in mano nostra. Dopo che avremo attivato l'ultimo, Amon verrà sconfitto. Sì? Armi attivate! Spero che ne valga la pena. Un congegno celestiale sarà presto in mano. Dobbiamo riprenderci quello lì. In posizione! Ci muoviamo! Facciamo le cose per bene, ragazzi. Via, via, via! Quindi non li farei stare lì. Sono sotto attacco. Spero che ne valga la pena. Go. Visto che siamo qua, andrei a pulire la zona, poi liberiamo il costrutto e dopo torniamo a prenderci quelli che ci rubano. Pronto. Sì. Va bene. Perché no? No, non andare di lì, però. Di qua devi passare. Di lì passi nella loro base. Te lo dico per esperienza perché... Sei qualcosa. E l'altra volta mi sono perso. Ti ho dovuto distruggere la base per rivelarmi. I nostri alleati sono sotto. Nemici occultati. Abbiamo bisogno di un attimo presto. Li puoi fare solo tu. Cosa? Individuatori. Ci serve una mano qui. Sì, spero individuatori ciò. I nostri alleati sono sicuri. Non ne ho io di individuatori. E allora neanch'io. Ma tu mica c'hai così che vuoi. Non posso farli, Raven. I nostri alleati. No, gli altri. Il nostro alleato deve essere presente per conquistare l'obiettivo. I Raven. Solo quelli possono. Facciamo senza costrutto? No, no, facciamo infatti. Certo. Garantito. I nostri alleati sono sotto attacco.
comando l'Iperio. Andiamo a fare il costrutto. Non posso costruire qui. I nostri alleati sono sotto attacco. Beh, non sta andando male, per essere la prima volta che usiamo questi due. Sì, no, per il fatto che io sono due, c'è un cazzo di puttana. E io ho 5. Mi stanno cucinando per bene. Mi ha fatto inflare, male. I nostri alleati sono sotto attacco. Scusa, psioni, cazzo. Amon ha perso il suo costrutto profanato. Lavoro esemplare, comandanti. Perfetto. Un'azione coraggiosa, guerrieri. Hai intenzione di darmi ordini? E con i Protoss. Il nostro alleato deve essere presente per conquistare l'obiettivo. I nostri alleati sono un soggiacimento minerario. Ci serve una mano qui. Però avere i Marines immortali che non muoiono per il tuo scudo fa tanto, eh. Perché posso dovresti impaccarli. Vinto, esatto, sì. Un altro congegno. Continuate e riusciremo a sventare il piano di Amon. Abbiamo già fatto, cara mia. La zona è stata conquistata. Tutti e cinque i congegni celestiali sono stati attivati. Bene. Amon non sarà più in grado di aggirarli. Ben fatto, comandanti. Ulnar è salvo. Devo dire che con Reynolds non è così male, eh. Intanto la bio ci vuole. Vediamo un po' i punteggi come sono andati. E io faccio una bolla un po' di tutto e spacco il culo a tutti. Sì, vabbè, la tattica migliore. Qua vado a livello 6. Con il level up. Bam. Cos'è portale. Che posso fare? Potete tendenzialmente l'officina mentre la vita del bunker. Equipaggio del bunker con retti che attaccano e vai. Quindi posso mettere i bunker senza dentro le unità. Fantastico. Te invece cosa hai guadagnato? Ho guadagnato il portale che posso fare 3 unità anziché una. Porca. 3 unità? Cioè, ti basta un gate, puoi fare 3 unità contemporaneamente? Esatto. Mi sembra abbastanza OP come cosa. Te l'ho detto. E sono al 3. Ok. È bello forte. Potremmo farlo qualche volta Artaners, ragazzi. Poi hanno messo una nuova missione, che è una missione che è uguale alla missione di Legacy of the Void, che si chiamava Rakshir, in cui bisogna praticamente spingere il tipo come avevamo fatto con Alarak. Magari la faremo nel prossimo episodio. Fatemi sapere se potete vedere qualche eroe diverso da questi, cioè diversi da quelli che ho usato fino adesso. E niente, per me è tutto, Piro. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. Registrata. Non lo sapevate, ma c'ho la voce registrata. Eh sì, in realtà io sto giocando da solo, sto usando un robottino che gli faccio fare dei commenti ogni tanto. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. GG a tutti.